Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare questo video rispondendo all'invito di Riccardo del canale True Colors, che mi ha invitata a fare questo video che è una specie di tag e si intitola 10 cose che non sai di me. È un video molto carino, l'ho trovato interessante anche perché comunque trovare 10 cose da dire non è così semplice e banale come possa sembrare. Però cominciamo subito e vi racconto 10 cose che non sapete di me, che credo comunque di non avere mai detto nei miei video, almeno non ricordo di avervele mai dette. Cominciamo con la prima, che è: non so nuotare. Io non so nuotare, ho molta paura dell'acqua, non ho mai voluto imparare a nuotare e non ho intenzione comunque di imparare a nuotare e appunto ho questa fobia dell'acqua che ha portato come conseguenza il fatto di non saper nuotare. Devo dire che è una cosa che non mi pesa perché io sono molto freddolosa, quindi anche se fossi una nuotatrice esperta, credo che entrerei ben poco in acqua perché io sento freddo subito e quindi a me l'idea di entrare nell'acqua fredda, anche se fa tanto caldo, comunque non mi attira. E quindi insomma è una cosa che non mi pesa. Non so nuotare, ma diciamo che me ne frega poco di non saper nuotare. La seconda cosa è che non fumo e non bevo alcolici, sono astemia completamente, non bevo neanche lo spumante a Capodanno, quindi proprio non bevo assolutamente nulla e non fumo assolutamente nulla. La terza cosa è che ho scritto un libro. Nel 2009 io avevo scritto un libro che si intitola La gestione della forza interiore. Il libro è questo. Vedete che c'è in copertina, eccolo qua, la gestione della forza interiore. In copertina ci sono due atleti che stanno praticando karate. È un libro molto molto sottile perché, come potete vedere, è veramente sottile, sono pochissime pagine ed è un libro che io avevo scritto perché appunto in quegli anni avevo studiato grafologia, avevo fatto un corso di grafologia, l'interpretazione della scrittura e avevo scritto un libro facendo uno studio su 11 scritture di coloro che praticavano il karate a livello agonistico per capire come canalizzavano la loro energia, la loro aggressività e quindi la loro forza interiore. Avevo scritto questo libro parlando un pochino del karate a livello generale, di quale tipo di personalità hanno le persone che praticano karate e come questa si riflette nella scrittura. Quindi diciamo che è un libro che riflette poi un viaggio attraverso la forza interiore di queste persone. Questo è, volevo farvi vedere una parte in cui, eccola qua. Quando faccio proprio vedere le scritture, ecco, vedete all'interno ci sono appunto gli esempi di scrittura e poi la mia spiegazione sotto. Il libro è stato realizzato grazie a dei volontari che si sono prestati quindi a rendere disponibile le loro scritture. Devo infatti ringraziare la Federazione Figilcam perché grazie a loro io ho potuto realizzare questo libro perché gli atleti facevano appunto parte di questa federazione. Devo dire che è passato tantissimo tempo, ma questa è una di quelle cose che io ricordo come un'esperienza veramente molto bella. Il libro attualmente non è in vendita, quindi questo non è assolutamente un mio tentativo di pubblicità perché il libro non è più in vendita, quindi vado tranquilla e ve ne parlo tranquillamente perché non essendo in vendita non può essere una pubblicità. L'avevo pubblicato tanti anni fa, appunto, avevo venduto pochissime copie, quindi non mi sono assolutamente arricchita, però è stata comunque una bella esperienza. La terza cosa che forse non sapete di me è che ho dei parenti alle Hawaii, a Honolulu per la precisione. Io non ci sono mai stata, però loro sono invece venuti un paio di volte a trovarci, non tutti perché ne ho tanti parenti laggiù, però diciamo che due mie cugine, in particolare con i rispettivi consorti, sono venute qua in Italia a trovarci. Io ho dei parenti laggiù perché la sorella di mio nonno, alla fine della guerra, dopo la seconda guerra mondiale, aveva conosciuto un soldato, un marine, che era di origine giapponese.
e che viveva alle Hawaii. Lui aveva chiesto appunto a mia zia, la sorella di mio nonno, di sposarlo e lei, pensate, le aveva risposto: io ti sposo a condizione che mi porti il più lontano possibile dall'Italia. E lui, diciamo che l'ha presa in parola perché l'ha portata dall'altra parte del mondo, alle Hawaii. Si sono sposati, hanno avuto 8 figli, questi 8 figli a loro volta hanno avuto altri figli, che poi hanno avuto ancora altri figli, quindi ho un sacco di cugini alle isole Hawaii. La quinta cosa che non sapete di me è che io guardo pochissima televisione, perché la televisione non mi piace, mi annoia, non ci sono mai cose che mi appassionano, che mi interessano e quindi ne guardo pochissima. Quando decido di guardare delle serie TV, solitamente le guardo con il computer, sono magari serie TV che ho scaricato, però la classica televisione guardata, diciamo, in tempo reale o comunque la cosa di fare zapping con il telecomando, non mi appartiene perché proprio è una cosa che mi annoia tantissimo. La sesta cosa è che mi piacerebbe tantissimo fare la fotografa per una rivista di viaggi. Diciamo che è uno di quei mestieri che possono essere considerati un sogno nel cassetto, però l'idea di fare la fotografa di professione per una rivista di viaggi è una cosa che comunque mi piace e mi fa abbastanza sognare. La settima cosa che non sapete di me è che io nella mia vita ho studiato tantissimo, ho un sacco di titoli di studio, ma nonostante questo faccio un lavoro che comunque non c'entra niente con i miei titoli di studio. Però comunque ho studiato tanto, ho preso una laurea, ho preso un titolo post laurea, ho preso 2 master, ho fatto un corso, come vi dicevo prima, di grafologia. Quindi insomma, ho fatto una serie di percorsi di studio e sono contenta comunque di averli fatti perché hanno contribuito ad arricchirmi a livello interiore, ma non ad arricchire il mio portafoglio. Quindi insomma, sono contenta di averli fatti, ma se mi chiedete, ti sono serviti per guadagnare soldi? No, assolutamente no. Però comunque sono insomma dei titoli che mi fa piacere avere. Ora non vi sto qui a fare l'elenco di tutti i titoli perché lo scopo del video non è questo, comunque magari non vi interessa, però in ogni caso è una di quelle cose che forse non ho mai detto, ossia che ho studiato veramente tantissimo. L'ottava cosa che non sapete di me, che forse è una cosa un po' strana, è che mi piacciono tantissimo gli autogrill. Mi piace fermarmi all'autogrill, farmi un giro all'interno dell'autogrill, mangiare all'autogrill, insomma, è una cosa che veramente mi attrae tantissimo, forse perché li associo alle vacanze, ai viaggi, non lo so. Però comunque a me l'autogrill piace. Ogni volta che ci fermiamo all'autogrill io sono felicissima. Non vi so spiegare perché ci sia questa attrazione, ma mi piace. Quindi, insomma, questa è una cosa forse non troppo comune, perché non so se ci sono tantissime persone che amano l'autogrill così tanto e che sono così contente di fermarsi all'autogrill, però a me piace. E questa è una delle mie particolarità un po' strane. Poi la penultima cosa, quindi la numero 9, è che io detesto l'autobus. Non mi piace assolutamente prendere l'autobus e quindi piuttosto che prendere l'autobus mi faccio un sacco di chilometri a piedi. Ovviamente senza esagerare, perché se stiamo parlando di 30 km è ovvio che non me li faccio a piedi. Però se si tratta di andare in giro per la mia città, quindi da casa mia per arrivare in centro, comunque delle distanze magari di 2 km, di 3 km, è già successo che io me le sia fatte a piedi, perché piuttosto che prendere l'autobus preferisco passeggiare. Ovviamente se il meteo lo consente, perché se è una giornata fredda in cui diluvia e tira vento, stringo i denti e prendo l'autobus, però se posso scegliere io vado a piedi, perché l'autobus è uno di quei mezzi che proprio detesto. E l'ultima cosa è che soffro di vertigini, ho paura dell'altezza. Tutte le volte che mi trovo in una situazione in cui c'è un'altezza, cioè c'è un vuoto sotto, io soffro, mi gira proprio la testa, ho una paura terribile di cadere di sotto e quindi insomma soffro di vertigini. Ricordo che avevo fatto con il mio compagno una vacanza in Trentino, eravamo andati sul Pordoi, famoso passo che tutti sicuramente conoscete perché ci passa tutti gli anni il Giro d'Italia. Comunque eravamo sul Pordoi, abbiamo fatto una bellissima passeggiata. Io ho fatto uno sbaglio terribile perché nel momento in cui dovevo passare da diciamo un sentiero all'altro, dovendo scavalcare diciamo questa parte, avevo fatto lo sbaglio di guardare di sotto ed è stata la fine. Ha cominciato a girarmi la testa, non sono più riuscita ad andare avanti. Poi alla fine, piano piano, sono riuscita ad arrivare alla meta, ma con una grandissima sofferenza perché stavo proprio male.
Quando sono arrivata in cima, mi sono seduta, ho cercato di calmarmi e poi diciamo che la parte che ho fatto per tornare indietro è stata molto più semplice, molto meno traumatica, però mi ricordo che ero stata proprio male. Tutte le volte che mi trovo in quelle situazioni in cui c'è un vuoto sotto, c'è un'altezza particolare, io sto malissimo. Però questo mi succede solo se io sono in piedi. E se non ho protezioni, perché se devo prendere ad esempio l'aereo, o se devo prendere la funivia, o se devo prendere un ascensore aperta, quelle con i vetri, avete presente che comunque ti lascia vedere quello che c'è fuori, in realtà non mi dà nessun fastidio. Quindi è proprio l'idea di non avere protezioni e di poter cadere che a me dà fastidio. Ma se sono seduta, o se comunque c'è una protezione, come può essere una funivia, un ascensore, allora vado tranquilla. E questa è un'altra cosa strana, perché soffro di vertigini, ma non sempre, quindi anche su questo diciamo che c'è un po' di stranezza. Queste sono le 10 cose che probabilmente non sapevate di me. Io vorrei invitare a fare questo video anche Cristyle, Chiacchiere sul divano, Miss Blonde e Franci Beauty Lover 81. Se vi va di fare questo video lo vedrò volentieri. Poi ovviamente tutti coloro che lo vogliono fare sono liberi di farlo naturalmente. Io vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.